Buongiorno ragazzi, episodio 33, stagione 3, sono Giacomo e diventerò milionario in 7 anni. Ore 7:11, torniamo a pubblicare di prima mattina. Oggi sto andando a donare sangue e come al solito ogni volta che lo faccio rinnovo l'invito, nel caso voi non foste donatori del sangue, di farlo, perché è una figata, non vi costa nulla. In più, almeno da me, c'è la colazione con brioche e panini dopo, quindi diciamo che è tutto di guadagnato. In teoria ti danno anche la giornata lavorativa a casa, ok? Poi quello è da discutere un po' col datore, insomma, in linea di massima tu doni, ti danno una carta, porti al lavoro e ciao, quindi hai la colazione gratis con le brioche, hai la giornata a casa, in cambio devi donare il sangue o il plasma nel mio caso, quindi la classica situazione che ci piace, win-win, e che andremo ad analizzare oggi nel dettaglio. Allora, intanto, per la prima cosa andiamo a chiarire cosa fa Giacomo dopo aver donato il sangue. In questo caso, diciamo, negli anni precedenti, donavo il sangue e poi mi trascinavo a casa muovendomi a uno all'ora, tipo fingendomi una persona malata. Mi alzo piano, mi muovo, mi trascino, mangio poco perché sennò poi non digerisco, già il mio corpo deve ricreare, insomma, un sacco di cose. Poi cosa è successo? Un giorno mio fratello mi fa: sono andato a donare sangue, e gli faccio: ah, quindi stai a casa oggi? No, sono andato a lavorare. E gli dico: ah, ma come? Cioè, nel senso, sono andato a lavorare. Gli faccio: ah, ma non sei debole, storno? Mi fa: no, sono tranquillo. E da là, come al solito, quando succede questo tipo di situazioni, ho detto: ah, ma allora si può fare, nel senso, ero io che mi auto demotivavo, che mi distruggevo, che non riuscivo a far nulla, no? In realtà, da qualche tempo a questa parte, vado, dono e poi vado a lavorare, perché dici, è il giorno, con un accordo col capo, me lo gioco jolly più avanti, diciamo, quando c'è possibilità. Adesso siamo presi male come lavoro, quindi non c'è, è meglio se vado a lavorare, quindi ok, ho il jolly. Però resta il fatto che una cosa che prima facevo, cioè che prima non valutavo neanche, il fatto di dire: vado a faticare, ho appena donato il sangue, sei fuori di testa, e poi svengo. In realtà la prima volta che l'ho fatto, tra l'altro, donato, sono andato a lavorare, è arrivato un camion da sbancalare, quindi vai, prendi i pacchi, tirali giù, impilali, e tutto un casino fatto proprio super easy, no? Senza neanche pensarci. Forse è quello il problema: non bisogna pensare alle cose, bisogna farle e stando attenti a quello che dice il proprio corpo, in maniera un po' distaccata, un po' oggettiva. Ok, facciamo finta che non abbia donato sangue. Come mi sento? Mi sento bene, ok, allora vado avanti. Questo è un po' il limite. Però il bello del fatto di motivarsi l'un l'altro, oppure di avere un esempio positivo che fa le cose che noi non abbiamo neanche mai pensato di fare, è quello, cioè ti spinge a dare di più perché un altro ce la fa, un altro tuo pari ce la fa, e io chi sono, l'ultimo degli stronzi che non ce la fa. Adesso, non per incitare l'andare al lavoro dopo aver donato sangue, che vabbè, quello è abbastanza a persona, abbastanza soggettivo, però cavoli, in qualsiasi ambito noi possiamo avere una persona che quando diventerò milionario, uno che non so, adesso magari ha 10 anni, fra 8 anni, 10 anni, dirà: cavoli, io voglio diventare milionario, ma come faccio a farlo? È impossibile da fare. Trova il mio blog e dice: ah, ok, c'è uno che ce l'ha fatta, sai cosa, ce la faccio anch'io allora. E magari ce la fa, magari ce la fa in un anno, magari in 15, magari in 20, però avendo già qualcuno, chiamiamomi un esempio che dimostra che si può fare, è tutto già più semplice. Alla fine, come si dice, no? Le cose sono impossibili da fare finché arriva qualcuno, le fa, ed allora sono possibili e non c'è nessun problema. Come il record del miglio sotto i 4 minuti, non vorrei dire una stronzata, insomma, era definito impossibile per l'essere umano farlo. Una volta che l'ha fatto un corridore, poi l'hanno fatto tutti, in pratica adesso è lo standard correre a quella velocità. E quindi però i medici, studiosi di sti cazzi dicevano: è impossibile per l'essere umano andare così veloce. Poi cosa succede? Arriva uno che non crede di non potercela fare, ce la fa. E questo è come probabilmente si evolve l'umanità, no? Se sei fermo su dei dogmi, poi arriva uno e dice: no,
non mi sta bene, io ce la posso fare, e umilia tutti e ce la fa. E mi fa sempre ridere ripensare a quando a Elon Musk e i suoi razzi, quando vedo notizie che tipo dicono il suo razzo è riuscito a atterrare precisamente per la nona volta di fila. Andare a chiedere a quelli della NASA tipo 10 anni fa, ma perché, scusa, i razzi si distruggono, non potete farli che riatterrano? Sì, bravo, ma poi questo, ma poi come fa, ma poi quello è impossibile qua e là. E poi arriva uno che dice, ma secondo me si risparmiano soldi facendoli riatterrare, sai cosa, io li costruisco che riatterrano. E poi cosa succede? Ce la fa? Certo, passa in mezzo a una valanga di fallimenti, perché è giusto così, nel senso, quando fai una cosa assolutamente innovativa ci sta. Però ha rivoluzionato i viaggi nello spazio, adesso manda nello spazio con una frazione del costo che mandava agli altri, ma per forza di cose, torna indietro il razzo, ti credo che risparmia. Ma adesso torniamo un attimo al discorso iniziale del win-win della donazione di sangue, perché come funziona? In sostanza, tu ti iscrivi e vai là, doni, sto semplificando, un po' più complicato di così, perché la prima donazione è una simil donazione di un quarto d'ora dove ti fanno gli esami del sangue, in sostanza, per capire se sei abile e arruolabile. Comunque è permesso pagato anche quello, quindi è veramente una figata proprio, non ci sono scuse volendo farlo. Allora si va là, si dona il sangue, quindi doniamo qualcosa che in 2 o 3 giorni sarà già riprodotto nel nostro corpo. Facciamo colazione e andiamo a casa perché abbiamo la giornata pagata, quindi noi vinciamo in sostanza in cambio di un piccolo contributo di una cosa che dopodomani abbiamo già rimpinguato nel nostro organismo. L'ospedale cosa fa? Ha delle sacche di sangue, quindi gran figata. Il panificio che porta le paste cosa fa? Porta le paste, ma fa anche un cartellone paste offerte da, di modo che tu le mangi, dici, oh, che buone che sono, sai cosa? Vediamo dove le fanno. Ah, le fanno qua, perché alla fine un panificio che fa le brioche buone è scontato, ma anche no, perché farle buone che le mangi e dici wow che figata, che la marmellata non sia troppo dolce, che non sia troppo burro, neanche quello è scontato. Quindi il panificio vince, l'ospedale vince perché ha il sangue, ha le brioche con le quali diciamo attrarre ancora di più i donatori, lo Stato paga la giornata ai dipendenti, però in cambio ha un aiuto al sistema sanitario perché ha il sangue che non deve smazzarsi in altro modo ad ottenerlo, a pagarlo. Quindi è un giro assurdo nel quale, pensato bene, nel quale tutti vincono e tutti sono contenti, quindi è veramente una figata. E astraendo un attimo il concetto nell'ambito dei milionari, vi riporto una frase che ho sentito da tempo e che volevo sempre piazzare, ma non ho mai trovato il modo di dirla, che è: come hai fatto a diventare miliardario? E la risposta: ha aiutato un sacco di persone a diventare milionarie. E voi direte, cosa c'entra col win-win questa frase? Beh, win-win perché se uno ha l'obiettivo di arricchirsi, va da questo tizio e dice: ciao, io voglio arricchirmi. Va bene, perfetto, ti insegna come arricchirti, lo fa diventare milionario, ma una volta che è milionario ha anche preso la mentalità da milionario, quindi non si fa problemi a pagare le consulenze, a dare dei contributi o pagare qualsiasi tipo di conferenza o di mastermind per rimanere in tema. E quindi pagando su pagando lui diventa milionario, è contentissimo. L'altro continua a ricevere soldi, diventa miliardario perché è riuscito a scalare il suo metodo ed è contentissimo. E quindi stiamo parlando sempre di una situazione win-win, che è una figata incredibile, perché uno può pensare, cavoli, io voglio arricchirmi, come faccio? Inizio a vendo un po' di fuffa, sì, dai, facciamo un corso di merda, lo vendiamo, facciamo un libro schifoso, lo vendiamo, facciamo questo, facciamo quello e lo vendiamo. Qual è il problema? Il problema è che si perde di vista quello che potrebbe essere invece il modo migliore per arricchirsi, ovvero dare agli altri senza chiedere particolarmente nulla in cambio. Perché? Perché se noi diamo agli altri, quando gli altri raggiungono il risultato, non hanno nessun problema a ridare parte di quello che hanno ottenuto, sia a livello di passaparola che a livello monetario, non sto parlando di quello proprio in particolare. E il bello è proprio questo, cercare di costruire qualcosa che sia appunto senza uno scopo finale di dire voglio fottere la gente, ecco, diciamo che
potremmo al giorno d'oggi anche dire non voglio, non fottiamo la gente, già questo basta per far diventare tutto quello che abbiamo da proporre una cosa molto interessante. Ora sono arrivato in ospedale, quindi vi lascio, vi saluto, ci sentiamo domani, sono Giacomo, diventerò milionario in 7 anni. Vi ricordo, in descrizione vi lascio il link alla Mastermind, dove ogni mese ci si trova una volta, con un limite massimo di 10 persone, quindi le iscrizioni si stanno esaurendo, appena arriviamo a 10 si parte, 10 più me, quindi 11. Ci troviamo una volta al mese e parliamo di argomenti legati all'investimento, quindi c'è uno scambio di idee. E appunto sarà una mega figata, quindi non vedo l'ora di arrivare al numero per partire. Vi trovate tutti i dettagli nella sezione diventerò un milionario.it/mastermind o nella home page o nel link che vi lascio qui sotto. Quindi ragazzi, andate a farvi un giro, andate a leggere, andate a capire quello che vi propongo, perché dai, non vedo l'ora di partire, quindi spettacolo. Gli altri link sono i classici, link al blog, link al materiale consigliato, link al partecipare a un progetto tramite Buy Me a Coffee, link per andare su Amazon, quindi voi fate i vostri acquisti su Amazon normalmente e io mi prendo una piccola fee senza che a voi costi di più. Quindi ecco, un altro esempio di situazione win-win. Win-win-win, perché siamo, vinco io, vinci te e vince anche Amazon. Strano, non l'avrei mai detto. O se no potete votare questo podcast, o se no potete semplicemente aspettare domani mattina o sera per un altro episodio. Ciao ciao ragazzi, buona giornata!